cantiere ormai è una cattedrale nel deserto, addirittura ci sta crescendo una vegetazione aliena, non si sa manco di che roba sia, se guardate le piante. È tutto fermo, tutto. Ancora tutto fermo in via Fabio Filzi. Qui, dove una volta c'era un asilo, sarebbe dovuta sorgere la nuova sede della Polizia Municipale di Arezzo. Questo è un disastro del comune, eh? I lavori, cominciati nell'ottobre 2022, che sarebbero dovuti terminare nell'arco di 365 giorni, lo scorso aprile avevano subito una battuta d'arresto. Alla base dello stop, motivi economici, tra cui caro materie prime e approvvigionamento energetico. Anche un disagio per noi, perché mancano posti macchina, la circolazione lì è un po' la strada ridotta. E quindi, e poi, onestamente, non è manco un bel vedere. E se vogliamo, ci sono anche delle tegole pericolanti lasciate lì, che se con questo tempo arriva una bella ventata, una cosa, c'è il rischio che qualcuno passando possa anche incorrere in qualche brutto incidente. Il comune di Arezzo aveva già annunciato di aver avviato la procedura per la risoluzione del contratto con l'azienda appaltatrice dell'opera, iter che starebbe per concludersi. Nei pressi della struttura cresce la rabbia dei residenti, come del resto anche la preoccupazione, degrado e spaccio le problematiche principali. Poco sicuro ci sentiamo. Qui c'è un casino alla notte, sopra quel contatore di gas lì, quello che sta sopra, apri la sportello lì, pieno di siringhe, ma pieno. Il movimento c'è la sera, questo sì, c'è un bel po', ma anche durante il giorno, perché si mettono là giù all'angolo, poi si mettono all'angolo di là con via Rismondo. Io mi auguro che facciano la svelta perché almeno possa servire come deterrente.